Bentornati amanti delle curiosità, oggi continuiamo la nostra serie sui cecchini più letali della storia e quello che vi porto in questa puntata è il cecchino soprannominato Piuma Bianca. Ma perché questo soprannome e quali furono le azioni che l'hanno reso uno dei cecchini più letali e famosi della storia? La storia di Piuma Bianca, alias Carlos Norman Hedgecock, comincia il 20 maggio 1942 a Little Rock, in Arkansas. Carlos nasce in un periodo molto difficile per l'America, che è impegnata a combattere la Seconda Guerra Mondiale, un conflitto che avrà molteplici ripercussioni sulla vita non solo degli adulti, ma anche dei bimbi, come lui, con i propri padri impegnati al fronte. Sebbene sarà la nonna a crescere il piccolo Carlos, un bimbo che già da subito delinea il suo futuro, giocando nei boschi, immaginandosi a combattere quei nemici che il padre aveva affrontato alcuni anni prima in guerra. Un'immaginazione aiutata da un fucile modificato proprio dal padre e reso inoperativo per evitare disgrazie. Una volta adolescente, invece, continuerà a vagare nei boschi, ma andando a caccia di piccole prede e selvaggina, con l'uso di un fucile, questa volta funzionante, il JC Higgins calibro 22, mi si perdoni l'eventuale pronuncia sbagliata. La sua passione per la caccia e la guerra vengono inoltre fomentate dalle doti del ragazzo, che effettivamente si fanno notare con alcune gare di tiro a segno vinte da Carlos già prima del suo debutto nell'esercito. Tuttavia, come intuibile ai più, la strada dell'esercito e quella di Carlos si incrociano ed il 20 maggio del 1959, il giorno del suo 20° compleanno, se ricordate, si arruola come volontario nel corpo dei Marines. L'addestramento è duro, ma è proprio durante questo periodo che affina la sua tecnica e riesce ad ottenere la qualifica di tiratore esperto. E in questi anni, inoltre, incontra la sua futura sposa, Jo Winstead. Sua futura sposa, ma anche e soprattutto madre del piccolo Carlos Norman Hedgecock III. Se non ve l'avevo spiegato prima, Norman si chiama secondo e il padre ovviamente primo, ma questo era facilmente intuibile. Comunque, sono passati 6 anni, anni che da quando Carlos è entrato nell'esercito si sono infuocati. È il 1965, infatti, e da qualche anno infuria un conflitto in un paese lontano chiamato Vietnam. Carlos è un istruttore di tiro nel North Carolina ed ha anche collezionato qualche titolo nelle competizioni analoghe al suo ruolo, anche se a suo dire, per quanto fosse un eccellente tiratore, era un disastro nella manutenzione dell'arma e del munizionamento, o forse era solo pigrizia. Fatto sta che lasciava questi compiti di routine ad altre persone più capaci. A lui interessava solamente colpire il bersaglio. E presto i bersagli a Carlos non mancheranno. Un anno più tardi, infatti, parte per il suo primo turno in Vietnam. Victor Naumann, penso si pronunci così, nel suo libro, che utilizzo come fonte, scrive di un cecchino che non farà la storia tanto per il numero di uccisioni accreditate, di cui parleremo a breve, ma per alcuni episodi che hanno degli incredibili. Carlos era in grado, una volta in missione, di diventare un tutt'uno con l'ambiente e, cito, entrare in una bolla, riuscendo a raggiungere uno stato di assoluta e profonda concentrazione. Egli era come se riuscisse a scandagliare il paesaggio che gli si parava dinanzi. E il tutto veniva completato da ottime doti di mimetizzazione. Rispondendo invece al numero di abbattimenti confermati, che probabilmente differiscono da quelli avvenuti realmente, il numero è di 93, un numero enorme se pensiamo al fatto che sono vite umane, ma nulla di speciale, prendetelo ovviamente con le pinze, se paragonato ad alcuni dei cecchini che abbiamo già visto anche qui, in questa serie, come Simoaia o la Pavlichenko. Se non avete visto i video, vi invito a farlo. Dopo un po' succede quello che accade per tutti i cecchini che costituiscono un problema per i Vietcong, ovvero si accendono i riflettori, anche su Carlos, con una taglia sulla sua testa di 30.000 dollari, molti di più rispetto ai 2.000 offerti per la testa di un qualsiasi cecchino americano. Ma quali furono i colpi più famosi del cecchino? Beh, senza dubbio, una delle imprese che consacrarono questo tiratore fu quando riuscì a colpire ed uccidere un nemico da una distanza di oltre 2 km, o la missione che lo costrinse a strisciare per 4 giorni nella vegetazione, nei pressi di un campo nemico, che per poco, questa missione non gli costò la vita, quando un soldato nemico gli passò talmente vicino che quasi lo calpestò.
evidenziando le sue capacità di mimetizzazione, scusate, oltre che a una massiccia dose di fortuna. Una missione che alla fine lo vide completare l'obiettivo, ovvero l'abbattimento di un generale del Vietnam del Nord. Tra le sue vittime più importanti spicca anche Apache, una Vietcong colpevole di torturare i prigionieri statunitensi e a cui venne dato il compito, a piuma bianca, di porre rimedio, per mandare anche un segnale al nemico. Come non parlare poi del cecchino denominato Cobra, che venne centrato in piena da piuma bianca grazie ad un riflesso dell'ottica avversaria, che permise a piuma bianca di colpire senza indugio Cobra, che venne ritrovato con l'ottica distrutta e nelle condizioni che potete immaginare. Dopo aver trascorso un periodo a casa, anche a seguito delle pesanti offensive del Vietnam del Nord, come quella del Tet nel 1969, Piuma Bianca ritorna in Vietnam, ma sebbene diventato una leggenda, non è immortale e la sua guerra ha fine quando il veicolo su cui si trova viene distrutto da una mina anticarro. Anche in questa occasione, però, Piuma Bianca si fa riconoscere, portando in salvo sette compagni, nonostante si presentasse sul suo corpo il 90% di ustioni, che gli causeranno dei dolori lancinanti per molto tempo. Prima di dirvi come finisce la sua storia, però, è tempo di svelarvi il motivo del suo soprannome, Piuma Bianca. Carlos, durante il suo servizio, era solito portare una piuma bianca sull'elmetto o sul proprio berretto, una piuma che lo ha fatto diventare un simbolo non solo per i nemici, ma anche per i suoi compagni. Dopo essersi ripreso da alcuni interventi a causa delle ustioni e una volta ritornato in America, contribuisce alla creazione di una scuola con il compito di formare esploratori e cecchini all'interno dei Marines. Nel 1975 scopre di essere affetto da sclerosi multipla, una malattia che lo porta ad autocongedarsi per motivi di salute a soli 55 giorni dal suo 20° anno di servizio, un congedo forzato che gli impedisce di accedere alla pensione garantita nel caso avesse raggiunto il 20° anno. La beffa, assieme alla sensazione di essere stato abbandonato dall'esercito, gli causano una grave crisi, una crisi che viene combattuta e vinta grazie a una strana passione, quella per la caccia agli squali, e dall'accoglienza che prova quando torna alla scuola dove ha formato molte reclute che lo trattano come un eroe. Piuma Bianca muore nel 1999 a 56 anni, ma la sua figura tutt'oggi in America è molto conosciuta e citata in opere come nel fumetto Sin City o nella serie NCIS. Bene, anche per oggi è tutto. Io come sempre vi ricordo che questa serie non vuole in alcun modo glorificare le vicende di questi uomini, ma semplicemente raccontare delle storie che nel bene o nel male sono molto particolari. Come sempre vi invito a farmi sapere la vostra, soprattutto se conoscete storie simili. Noi ci vediamo presto con nuove storie dalla storia. Ciao!